Buonasera, buonasera a voi tutti. Oggi 22 dicembre 2014 e benvenuti su Libre TV. Questa trasmissione sarà una trasmissione dedicata al Venezuela, quindi per voci transnazionali. Siamo in compagnia della nostra amica indio Blanca Briceño, che ci dà sempre diciamo una finestra su questa parte del mondo che è il Venezuela. Blanca Briceño, fondatrice di Aresven, che è il gruppo di iniziativa, Blanca, correggimi. Sì, appoggio, sostegno internazionale alla resistenza venezuelana. Sostegno internazionale. Propositiva e non violenta, ecco. Positiva e non violenta, perfetto. Non quindi opposizione, ma propositiva e non violenta in stile radicale. Ovviamente Blanca, oltre che essere un'amica indio, è anche un'amica radicale, amica di Liberty TV, l'avete già vista altre volte, e in questa chiusura di anno diamo qualche aggiornamento su questo paese che è il Venezuela, che sta vivendo da un po' di tempo soprattutto la popolazione sta vivendo delle vicende abbastanza tristi e drammatiche. C'è anche una crisi economica, ma una crisi sociale, problemi interni. Ci siamo lasciati con l'ultima volta con dei problemi interni proprio di disordini ormai, di omicidi che si erano diffusi in tutta, diciamo, le grandi città e praticamente davano veramente il segno di una mancanza di controllo da parte dell'autorità del territorio. Ma ci sono poi evolute un po' di cose e parleremo con Blanca di alcuni aspetti. Poi ovviamente io do soltanto un input, poi Blanca ovviamente ci dirà quello che più ritiene opportuno. C'è stata l'apertura la fine, insomma, praticamente dell'embargo degli Stati Uniti nei confronti di Cuba. In qualche modo ci saranno delle ripercussioni politiche per tutto quanto ciò che riguarda l'America, diciamo, latina, e anche a Cuba, anche l'Aresven ovviamente ha una sua opinione su questo. E poi un'altra cosa interessante è che la Mogherini, come ministro degli esteri della Comunità Europea, se così possiamo dire, ha fatto delle dichiarazioni di una certa preoccupazione nei confronti delle sorti delle opposizioni in Venezuela. Arresti ci sono, appunto, un po' in linea a quello che dicevamo prima, si è augurata appunto dei processi trasparenti, veloci, imparziali. Pare che Maduro non ne sia stato molto contento di questa preoccupazione dell'Unione Europea, in particolare appunto di Federica Mogherini. Io darei la parola a Blanca Briceño, ho parlato anche troppo, a te Blanca. Va bene, buonasera a tutti, gli amici di Liberi TV. Grazie Gianni per questa intervista, e come sempre facciamo questi aggiornamenti sulla situazione del Venezuela. Sì, la Unione Europea ha fatto un comunicato e ha dato dichiarazioni la Mogherini sulla situazione molto grave che c'è della violazione dei diritti umani, sul quale abbiamo parlato tante volte noi nelle nostre trasmissioni. E sicuramente la risposta che, diciamo, dell'illegittimo non è stata, come mai, non è mai una risposta neanche a tono diplomatico, perché gestisce il linguaggio ad un livello proprio a volte anche eccessivamente volgare, ma sicuramente loro non accettano nessun commento su queste situazioni, qualificandole di ingerenza, supponendo che loro mai hanno fatto ingerenze in nessuna parte, quindi l'ALBA e tutte le infiltrazioni qui e là nei diversi paesi latinoamericani, ma anche in paesi europei. In questo momento, per esempio, è curioso il caso di Pablo Iglesias in Spagna, è stato finanziato direttamente dal chavismo. Loro quello non è ingerenza, ma è un loro diritto. Ma noi sappiamo, diciamo, che i comunisti non riescono a concepire questo aspetto. Pablo Iglesias, che in Spagna, per conto di chi, cioè, chi è Pablo Iglesias? Ecco.
Ecco bene, Pablo Iglesias è il leader che in questo momento porta avanti il partito Podemos. Ecco, il partito Podemos, che è lo stesso nome del partito Podemos del Venezuela, che ad un certo punto all'inizio il Podemos del Venezuela era stato con l'insepolto, sempre all'inizio del processo del socialismo del XXI secolo, ma ad un certo punto veramente si sono separati. Sono separati e sono passati all'opposizione. Questo è un caso molto interessante, Gianni, perché chi fu il presidente del segretario generale del partito Podemos, Ismael García, fu l'uomo che quando facemmo il referendum revocatorio che doveva essere fatto nel 2003, ma poi si è spostato al 4 agosto 2004, fecero loro un elenco ed incrociarono, siccome già la frode elettorale che abbiamo spiegato diverse volte sì, su Liberi TV era già montato, la frode, perché la frode è anche intrinseca al sistema elettronico, loro incrociarono i dati e sono riusciti a capire chi aveva votato a favore, chi aveva votato contro, e quindi questo signore Ismael García fu l'autore intellettuale, assieme a questo elenco di nomi, si chiama la lista Tascón, e Tascón è mancato, ma questo elenco servì per lasciare fuori casa, fuori lavoro, fuori credito, per veramente escludere integralmente della vita civica di tutte queste persone che avevano firmato per chiedere il referendum revocatorio, e loro sapevano esattamente chi di tutte quelle firme aveva partecipato a favore o contro. Quindi questo signore adesso è nell'opposizione, cioè, per cui tu capisci quanto ci tengo a non essere mai definita come opposizione. Dopodiché due anni fa a questo partito Podemos gli hanno fatto un gioco che non è semplice da capire, comunque fu un affare legale, quindi il Tribunale Supremo di Giustizia si insertò e hanno portato uno che era in quel momento all'estero, che aveva passato anche lui un piccolo periodo contro Chavez ed era governatore di una regione che si chiama Aragua, l'hanno riportato nel paese, non solo, hanno diviso il partito Podemos e gliel'hanno tolto a Ismael García, e quindi Podemos è rientrato nelle file ufficialiste. Questo stesso, diciamo, Podemos, comunque noi sappiamo che viene finanziato il Podemos della Spagna e Pablo Iglesias, che ha un discorso non molto distante da quello dell'insepolto nei suoi primi tempi. Diciamo sempre che l'insepolto è Chavez, l'illegittimo è Maduro. Questo non si ascolta per la prima volta. Va bene. Grazie Gianni per questo. Quindi diciamo che penso, insomma, sono prototipi. Chavez, per me Renzi, questo Pablo Iglesias, insomma, di una modalità di, sai, l'imbonitore al grande teatro di Pinocchio, no? Quel personaggio di Collodi, più o meno così. Benché almeno personalmente chiedo scusa al radioascoltatore, non lo dico con un senso di offesa, ma considero che in questo momento l'Italia è in mano a un giocatore di poker, insomma. Ho capito. E tornando, diciamo, un pochino alla questione della mobilità. Allora, no, volevo, perché mi sembra importante anche parlare, appunto, come ho accennato, di questa apertura, insomma, di questa fine dell'embargo che gli Stati Uniti hanno appunto messo fine a questo embargo. Obama
questo embargo che in qualche modo ha devastato soprattutto la popolazione di Cuba, probabilmente è un embargo ormai, diciamo, ormai obsoleto, insomma, si riporta a vecchie modalità. Gli embarghi nel mondo difficilmente hanno avuto poi alla fine la capacità di effettivamente colpire i regimi, ma poi alla fine si sono rivolti molto spesso ad essere dei motivi di impoverimento delle comunità civili. Questo è successo a Cuba. Questa fine dell'embargo, ecco, un po' in Venezuela come si vive? Bene, nel Venezuela, come così nel resto del mondo, la situazione è divisa. È divisa perché membri dell'opposizione, per esempio, sono a favore di questa situazione. Noi come resistenza siamo meno a favore, stiamo veramente analizzando profondamente questa situazione, tant'è che noi abbiamo avuto il nostro programma di Caminos de Libertà giovedì scorso 18 dicembre ed abbiamo praticamente che fatto 2 ore su questo tema con le diverse ipotesi e anche le nostre posizioni. Sicuramente Gianni, cioè la prima differenza che bisogna fare è ovviamente tra le due parole, l'embargo e il blocco. Quindi non è blocco ma è un embargo. Questo comunque ha permesso e da sempre c'è uno scambio economico tra Cuba e gli Stati Uniti che non si è mai sospeso, soprattutto in materia anche di medicine. Ora, quello che un gruppo o diverse correnti di pensiero considerano, e anche noi, è che sospendere l'embargo poteva essere una manovra di carattere economico e non però aprire a un processo politico e anche diplomatico. Sicuramente per noi, ecco, questa era una delle ipotesi che facevamo, per noi è una mossa in anticipo di Obama perché ha bisogno assolutamente di poter far vincere i democratici nelle prossime elezioni. E questa è una mossa di questo tipo. Perché Gianni, c'è questa cosa curiosa, no? Che se poi mi aiuti a tornare indietro, che è su come la costituzione statistica per età dell'esilio cubano negli Stati Uniti. Ma volevo prima dirti che sappiamo oggi, questo accordo è stato fatto pubblico il 17 dicembre, che tra l'altro per noi venezuelani è una data storica, nel senso che ricorre l'anniversario della morte del Libertador Simón Bolívar. Però Kerry, segretario di Stato, Pritzker, quello che è al commercio, Levy, quello che è al tesoro, e la Jacobson, che comunque se ne occupa degli affari all'estero, cioè nella parte occidentale, questo è da 18 mesi che sono in queste negoziazioni, non erano molto conosciute, non erano neanche trappellate molte notizie. Però lei, la Jacobson, comunque va, non so se adesso, prima che finisca l'anno, comunque a La Habana per capire come stabiliranno le rispettive ambasciate. Gli altri tre che sono più, cioè gli altri due, perché Pritzker e Jacob Levy sono quelli più economici, sostengono che questa è una mossa importante, eccetera. Ora, come ti dicevo, se mi permetti un attimo che ci penso bene come introdurre questi concetti. Per esempio, Human Rights Watch è stato d'accordo. Altre persone hanno considerato, Moisés Naim per esempio ha fatto un'analisi simpatica perché dice un problema di biologia e di tecnologia, ecco che era dove volevo arrivare, di biologia nel senso
delle età che hanno sia Fidel che Raul Castro da una parte, e ovviamente il problema di come mantenere in uno stato di sopravvivenza la popolazione cubana, perché la crisi del Venezuela è molto forte in questo momento, l'inflazione è la più alta al mondo e si temono che ci siano, insomma, sommosse popolari, perché quando la fame preme, allora lì sì che non si sa come si controllerà la situazione. Bene, questo, cioè, dalla parte del Venezuela sicuramente aveva già iniziato però Raul Castro a cercare il sostegno di un paese come il Brasile, ed aveva iniziato perché loro iniziano ad inviare maestri e medici. Sappiamo che ogni cubano comunque ha una formazione militare, questo non lo dobbiamo dimenticare, però che curiosamente sono arrivati in Brasile prima delle elezioni della Dilma Rousseff, per cui nel Venezuela sono usciti molti articoli su il tenore della frode elettorale in Brasile, ma anche articolisti brasiliani, ma non è il nostro tema oggi. Comunque la cosa è che c'è una vignetta che è uscita, molto interessante, del nostro vignettista che firma Edo, e Edo ha fatto le cascate del Niagara, Maduro che scivolava sulle cascate, Raul che sta sull'orlo per cadere giù e Obama che lo tira indietro. Questo è molto significativo. L'esilio cubano ha una composizione di un 53% di persone anziane ed un 64%, io come fanno questo che sono un 100%? Non lo so, comunque vi sono i dati che ho trovato, tu sai che a me piace darti i dati come certo. Trovo, sì, e che sono i nuovi cubano-americani anche nati lì, e per la ci sono gruppi che fanno affari tra Cuba e gli Stati Uniti, anche soprattutto per i viaggi, per le remesse, per inviare oggetti, insomma, alimenti e queste cose, e la Havana Consulting Group, che è una importante ditta di questo scambio commerciale, loro considerano molto importante questo affare. La parte economica, perché dicono sono 11 milioni di consumatori che abbiamo, solo con il turismo da 400.000 passiamo a 1 milione di nordamericani all'anno, e poi ovviamente tutti i servizi collaterali si attivano, no? Io ho letto una piccola dichiarazione di un signore che ha un ristorancino, perché sai che Raul comunque aveva aperto le possibilità alle piccole imprese personali. E allora dice, ah, meno male, perché così potrò comprare più ingredienti, il mio negozio, il mio mangiare sarà più buono e avrò più clienti. Per dirti, diciamo, quanto sia l'aspettativa. Loro parlano, no? Soprattutto certuni di questi che stanno aspettando proprio poter andare a aprire il mondo degli affari, dicono, va bene, ma noi vogliamo la nostra fetta. La nostra fetta, perché è lì che ci aspetta, nell'area del turismo, soprattutto le telecomunicazioni ed indubbiamente alimentari, agricoltura, queste cose qua. Quindi i rapporti dei privati tra Cuba e gli Stati Uniti si favoriranno indubbiamente con questa situazione. Ora, queste trattative però sono, cioè, gli affari attuali tra gli Stati Uniti e Cuba vanno attorno ai 4.000 milioni di dollari, però comunque nelle condizioni di povertà e di miserabilità e iurasticità
tecnologica, tu capisci che è un mercato straordinario, anche perché loro hanno un valore di parità tra dollaro e peso, però hanno un peso interno, loro anche hanno diversi cambiamenti. Ora, siccome stiamo andando avanti, ci stiamo avviando verso la parte finale della trasmissione, volevo chiederti su questo un commento. So che tu sei sensibile, una parte importante di questo accordo l'ha avuta Papa Francesco, che insomma in qualche modo è stato, diciamo, un diciamo ispiratore. Insomma, è stato una parte importante, insomma, un protagonista anche lui di questo. Ecco, questo come lo commenteresti, la Chiesa? No, va bene, guarda, io ti ringrazio, perché veramente avevamo già detto e avevamo anche letto il messaggio di Monsignor Ovidio Morales, che si era opposto, no? Questo lo sanno quelli che seguono Liberi TV, l'abbiamo detto, abbiamo letto il messaggio di Monsignor Ovidio, che si era opposto completamente non solo alla posizione di Parolin, ma addirittura che arrivassi e che stesse promuovendo quel famoso dialogo che poi non è arrivato a nulla. Ecco, quindi io considero che Papa Francesco poteva indubbiamente parlare a favore della miseria in cui vivono i cubani, questo sì, e ovviamente parlando con Obama, eccetera, avere l'apertura, come dicevo all'inizio, economica, ma io non so qual è l'esperienza profonda politica, e poi semplicemente non vorrei che finisse il tempo senza dire, ma di quali diritti umani si parla, cioè dove stanno i diritti umani, dove stanno i morti per fame, i torturati, i caduti di 53 anni di regime, dove sono i balseros, dove stanno tutti coloro che sono sepolti in quel mare, e dove sta la sofferenza del popolo cubano rispettata in quello? Perché sinceramente è vero che è segreto, è più segreto quello che Cuba accorda o vuole con dagli Stati Uniti che non quello, però quattro condizioni fondamentali, Gianni, se si vuole un'apertura, perché secondo noi, secondo Airesmen, la nostra posizione, secondo uno e secondo il gruppo che siamo, la Confederazione che siamo, di resistenza, non è affatto positivo, perché dare la mano a due assassini e criminali da tutto in questi 50 e passa anni. Ora, dove stanno le condizioni? Liberazione immediata di tutti i prigionieri politici, la ratificazione dei patti sui diritti umani, sociali, politici, culturali e economici. Poi, come è allora l'obbligo di adeguare le leggi interne al rispetto e allora ad una transizione dove la parola acquisisca un senso vero e profondo verso una democratizzazione e non una democrazia reale, diciamo, che maschera una dittatura ferrea, perché noi crediamo che con questo si aggraverà l'oppressione. Noi di questo siamo convinti e l'abbiamo dichiarato. Quindi, dov'è che si elimina la satanizzazione di tutti i dissidenti? Cioè, in quale momento si finisce l'opprobrio di quel dispetto verso la gente, quelli che ti arrestano arbitrariamente, la satanizzazione sociale, come ti ho detto prima, lo smantellamento dell'apparato dello Stato che penalizza le discriminazioni, le discrepanze, la dissidenza. E poi, in quarto luogo, la riconoscenza della società civica, tu sai che noi adesso siamo civiche e non civile, dentro e fuori dell'isola. Allora, le strutture che daranno questo diritto, quali sono queste strutture istituzionali, civiche, ecco, no? Il poter
opinare, decidere e leggere. Ecco, queste sono le cose che noi diciamo e consideriamo che stanno provando i nuovi limiti della repressione e della tortura. Vanno a nuove modalità che noi non sappiamo come saranno, ma stiamo molto attenti e per questa ragione l'aspetto politico e l'aspetto diplomatico per noi è totalmente nefasto. Come sarà questo per il Venezuela? Beh, immaginati, un illegittimo che rimane da solo dovrà cercare rifugio all'Iran, all'ISIS, che già è da quelle parti lì, ma per mantenersi nel governo, certo. Si parlava di queste esplosioni sociali per fame, e allora noi abbiamo già avuto il fine febbraio, 26-28 febbraio del 89, una situazione che si chiama El Caracas. Fu una situazione terribile dove la gente scese dalle favela ad aprire i negozi e prendere i prodotti, supermercati, eccetera. L'Insepolto dichiarò nel 2004 che o 2011, cioè non voglio dire data perché non, ma lui dichiarò che era lui l'artefice di quella situazione lì. Sicuramente ora che l'Unione Europea si occupi della liberazione di nome e cognome, non mi pare, perché noi abbiamo più di 100 prigionieri politici e ne abbiamo soprattutto i ragazzi delle barricade che sono sotto stato di tortura e certuni sono desaparecido, chiedo scusa, e di questo non si sa niente. Quindi veramente la situazione del Venezuela è grave, ma diciamo crollo della Russia, crollo del Venezuela, cioè mettiamo punti interrogativi perché c'è la Cina in mezzo a fare parte. Sì, poi ci sono infatti una serie di cose che si intersecano, problemi del rublo negli Stati Uniti e nella Russia, però è anche sfiorato il tema della tortura, che negli Stati Uniti è abbastanza di attualità in queste settimane, perché hanno scoperto che anche loro in qualche modo ne facevano un certo utilizzo e qualcuno insomma se ne è presa male, si sono rese pubbliche delle pratiche che insomma sono decisamente non democratiche, non rispettose dei diritti umani, quindi ci sono delle modalità che purtroppo nel mondo, magari vestite, ben vestite, sono purtroppo comuni, modalità che sono mortificanti i diritti umani fondamentalmente e tutto ciò che sono i rapporti di tipo democratico, sono un po' un filo conduttore dei regimi più o meno legittimi che ci sono nel mondo, e questa è una cosa che ci troverà sempre in prima fila nella denuncia di questo tipo di pratiche. È interessante vedere un po' che insomma l'Europa tramite la Mogherini comincia a prendere una posizione in qualche modo politicamente di condanna di questo tipo di pratiche. Poi vedremo un pochino quello che accadrà, ovviamente. La risposta è stata abbastanza sdegnata, se così potremmo dire, di Maduro, insomma, ha parlato di un'ingerenza e ha dichiarato che la Repubblica Bolivariana del Venezuela è fedele all'applicazione della sua Costituzione, promuove il protagonismo democratico e così via, ma tu ci dici appunto che la questione invece non sta così, ci sono appunto dei prigionieri politici, speriamo che insomma con il nuovo anno ci sia un miglioramento. Io mi sento di dire in modo forse troppo apolitico, partendo dalla condizione di vita delle comunità civili, che poi sono un po' quelle condizioni, il metro della bontà, della positività, della efficienza, della democrazia del regime che in qualche modo le governa. Quindi insomma, venendo alla fine della trasmissione, abbiamo parlato della fine di questo anno, io so che tu vuoi lasciare un saluto a chi ci segue su Libre TV, e quindi do a te la parola.
Bene, grazie. Allora io auguro a tutti voi un Natale pieno di tante riflessioni e soprattutto quella goccia di coscienza che non ci fa essere trascinati dagli imbonitori, dagli ingannatori, dall'alta percentuale di personaggi che appaiono nella televisione o nei mezzi, o quelli che ti mettono, come diciamo noi nel Venezuela, te lo mette hasta por los ojos, quindi te finano perfino dentro gli occhi. Ma poi volevo anche ai miei connazionali, agli italo-venezuelani che sicuramente seguono poi in differita questa trasmissione, chiedere quell'attimo di riflessione e quel capire che un'opposizione che per 15 anni non ha mai opposto pallido ostacolo al regime attuale di Maduro, cosa potrà fare dopo aver vinto un'elezione presidenziale e non averla saputo richiedere. Sono solo, diciamo, momenti di coscienza, perché noi ci auguriamo una Venezuela libera, democratica e cosciente. Ed ovviamente un 2015 che sarà di grande travaglio, ma noi ci auguriamo nelle diverse strade che ciascuno percorrerà che arrivino al grande Orinoco della nostra libertà. Grazie già. Allora, grazie a Blanca. Io auguro ovviamente a Blanca e a tutta quanta Eresven, ma a tutti i cittadini venezuelani, di poter conquistare la libertà rispetto delle condizioni di vita dignitose. Ringrazio, penso, presumo che questa sia l'ultima trasmissione che abbiamo fatto di quest'anno su Libri TV. Saluto tutti quanti coloro che ci seguono. Ringrazio la regia di Donato Volpicella e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Grazie ancora. Grazie a voi.